Buon pomeriggio, come state? Ma come state? Spero tutto ok. Bene, ragazzi miei, io sto bene, la maestra Tari pure. E niente, oggi sono un po' colorito, come vedete. Vedete cosa c'è vicino a me? Oh, che meraviglia, ci sono dei disegni. Degli animaletti, delle api, oh, come sono belli, tutti colorati. E allora so che i bambini piace tanto colorare. Oh. Bene, allora oggi vi spiegherò per come posso i colori dei colors. Bene, bene. Voi, cari bambini, sapete che oltre a conoscere la grammatica, bisogna anche conoscere il maggior numero di parole in inglese. Ah sì, perché dobbiamo approfondire il lessico in inglese, il lessico in inglese, imparare il maggior numero di paroline per poi poter studiare bene anche in inglese, oltre che in italiano. Bene, allora, come vi dicevo, oggi approfondiamo i colori in inglese. Bene, voi sapete, cari bambini, come vi ha insegnato la maestra Terry, che sia nella lingua scritta che in quella parlata, i colori sono molto importanti, soprattutto nelle descrizioni. Proprio come in italiano, imparare i colori con un supporto visivo, un aiutino, non so, un cartellone, un libro, il PC, qualunque cosa che vi fa vedere i colori, sono molto importanti. E allora, ora vi spiegherò come si dicono colori in inglese. Intanto, come si dice colore? Solo il termine colore. Il termine color in inglese si dice color. Qualcuno dice anche color, forse una pronuncia un po' più americana, però nell'inglese scolastico si dice color. Bene, 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 bene. E a voi questo lo sapevate già. Oh, bambini miei, coloriamo questa vita bella, coloriamo queste lezioni. Bene, come vi dicevo, allora, in alcuni casi si dice color, color. In altri casi, color, come vi dicevo, qui magari la definizione, questa ultima, viene usata negli Stati Uniti. Bene, va bene. Noi cerchiamo di pronunciare come ci dice magari la maestra Terry, che ha studiato più di me, più di voi. Però voi potete imparare anche meglio di lei, perché un giorno dovrete servirvi del vostro inglese che avete imparato a scuola e poi utilizzarlo nei vari lavori, quando andrete a lavorare. Bene, bene, miei. Allora, iniziamo a spiegare i colori, quelli che già conoscete in italiano, più comuni, blu, giallo, rosa, verde, eccetera, eccetera. Bene, iniziamo dal colore del cielo, blu. Il blu, cari bambini, si dice blu, blu. Poi abbiamo il colore del sole, come questa pina, vedete qua. Eccolo qua. Il giallo si dice yellow, yellow. Oh. Poi abbiamo il rosso, che sarebbe il colore del mio cappello, oppure dei cuoricini, che ha questa petta nelle antenne. E allora, come si dirà il rosso? Red, red. Poi abbiamo rossa, pink, come sono rossa le mie guanciotte o il mio viso. Allora rosso si dirà pink. Poi abbiamo un altro bel colore, arancio, arancione, la stessa cosa, si dirà orange, orange. Qualcuno dice anche orange, però, come vi dicevo, sono delle sottigliezze, dipende dai vari luoghi, dalla America, dagli Stati Uniti. Noi, come diceva la maestra Terry, seguiamo sempre il nostro inglese londinese. Bene, londinese c'è cioè di Londra, benissimo.
Poi andiamo a vedere il colore verde, come sono gli alberi verde, green, green, green. Poi abbiamo grigio, grigio, le nuvolette, quanto sono tristi, quanto attendono la pioggia. Questo grigio si dice grey, 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 grey. Poi abbiamo il nero, quando fa buio, la sera, prima di andare a letto fa buio. E allora qua il colore che indica che sta per arrivare la notte, diciamo che si chiama black, 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 black. Oh, e poi c'è un bel colore, che è il colore della mia manina, dei miei guantini, il bianco, bianco che si dirà white, white. Attenzione, non guai, white con una T finale, altrimenti confondiamo qualche parolina poi. Bene, white. E poi ancora, miei cari bambini, abbiamo il marrone, brown come la terra, è vero? Marrone, brown, brown, benissimo. E poi abbiamo ancora un colore un po' particolare, che io lo chiamo così scherzosamente color penitenza, il viola. Il viola, il viola lo chiameremo purple, purple. Ma non purple, quella R si deve sentire poco. Purple, benissimo, bene. Oh, che belli questi colori, ma poi ci stanno anche le sfumature. Sì, ci stanno le sfumature che noi spiegheremo con calma, magari next time, la prossima volta. Per intanto oggi ripetiamo questi colori che io vi ho appena elencato. Allora, listen, repeat. Io li ripeto. E voi poi a casa con calma, dopo di me, li potete tranquillamente ripetere, leggere con i vostri genitori, con i vostri fratellini. Oh, che meraviglia questo inglese! Oh, scusate, se m'acchiappa la maestra Terry, non so cosa mi fa, mi ha detto di non fare il chiacchierone, ma io non ce la faccio, vi voglio troppo bene e mi piace ridere con voi. Bene! Let's go. Blue. Yellow. Red. Pink. Orange. Orange. Green. Gray. Black. White, brown, purple, bene, però poi mi suggerisce la Master Terry che ci sarebbe un altro colore, perché il viola ha detto che si dice purple, però mi diceva, mi suggeriva che ci sarebbe violet, violet, sì, è un altro colore. Che possiamo dire che assomiglia al fucsia, rosa un po' brillante, rosso scuro, rosa quello proprio bello, forte, come il sangue. Allora, quel purple, questo purple è il viola un po', come dire, un po' più triste, invece quel violetto un po' più che si avvicina al rosa brillante è il fucsia, che noi diciamo fucsia in italiano, ma si pronuncia violet in inglese. Bene. Fatta la differenza fra violet e purple. Alright, è tutto a posto, miei cari bambini. Bene, allora i colori per adesso sono questi. Poi vi voglio ricordare che quando vogliamo indicare un colore più scuro, più chiaro, possiamo usare due termini, due aggettivi precisamente. Che sono light, che vuol dire chiaro, e dark, che vuol dire scuro. Bene. E allora se noi diramo un colore green, che significa verde, vogliamo aggiungere dark green, significherà verde scuro. Mentre se noi vorremmo aggiungere un altro termine come light, che significa chiaro, cioè l'aggettivo chiaro accanto a green,
sarà verde chiaro, light green, verde chiaro, dark green, invece verde scuro, e così via. Se questi due aggettivi li aggiungeremo ad ogni colore, possiamo ottenere dei colori più scuri, altri colori più chiari, ossia le sfumature dei vari colori che noi abbiamo bene. Bene, dicevo. Bene, presto. Scusate, ma io, sapete, non sono abituato a fare il maestrino, e allora, specialmente davanti alla telecamera, davanti ad un video, io sono molto vergognoso, timiduccio, e allora cerco di sapete di spiegare al meglio, altrimenti la messa a terra non so cosa mi va. Bene. E allora, detto questo, cosa dovrei aggiungere, bambini miei? Direi nulla se non dirvi learn the colors. Learn the colors. Repeat the colors. Questi bei colori, English colors, li trovate dappertutto. Come vedete, io oggi sono accanto a queste due pinne, i bees, the bees. E allora, cavolate, mi sono anche emozionato, sono tutto colorito, tutto colorato. Lo vedete anche oggi, se voi mi guardate bene. Look at me, sono colorito. Ciao il blu, ciao yellow, ciao che più, light blue. Ciao, white, eccetera, eccetera. C'è un sacco di colore addosso. Sono tutto colorito. Bene, ragazzi. Grazie ancora. Thank you so much per questa lezione. Very good a tutti voi da parte della maestra Terry. Per quanto riguarda i vostri compitini, ho detto che siete bravissimi. Continuate così con la nostra didattica a distanza. DD con Mr. English. Bye bye da Mr. English, alla prossima! Bye bye bambini!